Sicurezza, ambiente, cultura, ma anche qualità della vita nel bilancio di fine mandato del primo cittadino di Udine, Pietro Fontanini, che traccia anche il suo progetto per la città futura. Il sindaco, infatti, si ricandida alla testa di una coalizione che riunisce tutto il centrodestra e parte proprio dalle cose fatte in questi anni. Una delle prime cose che ho fatto è stato quello di riportare in seno al Comune tante attività, in primis la polizia locale, perché il problema della sicurezza era stato segnalato con forza dai cittadini e volevamo proprio partire da lì. Poi abbiamo iniziato le opere, abbiamo iniziato con Casa Cavazzini perché avevamo capito che per fare le grandi mostre, i grandi eventi, avevamo bisogno di una struttura che potesse ospitare quadri di valore. Quest'anno, fra pochi giorni, inaugureremo la seconda grande mostra che speriamo che aumenterà senz'altro il numero di visitatori. Sempre per quanto riguarda i grandi vendimenti, oltre a Friuli Doc, che è una cosa tradizionale, abbiamo ospitato a Improsit. In tema di opere pubbliche, il sindaco punta a ricucire la città interrando i binari ferroviari intorno alla stazione nell'ambito del progetto Udine 50. Abbiamo ereditato anche una cosa importante che era Experimental City, questo grande progetto per rifare all'interno della caserma Osoppo qualcosa di innovativo. Erano le housing sociale, erano le palestre, erano i giardini, gli orti urbani e tante cose che stiamo realizzando. Adesso fra poco partirà il biodigestore, quindi molto materiale che viene raccolto in città diventerà biometano e questa è una cosa importante perché il ciclo si conclude proprio all'interno della città di Udine. Per quanto riguarda la gestione interna, ricordo che questo comune ha dimezzato durante la mia amministrazione il debito pubblico, quindi senza aumentare tasse, senza chiedere più soldi ai cittadini, e anche di questo vado molto orgoglioso. Guardando al futuro, il primo progetto riguarda la qualità della vita. C'è il Palasport Carnera 4.0, far sì che il Carnera diventi un luogo per ospitare almeno 7.000 spettatori, non solo basket, ma anche spettacoli musicali, spettacoli di cultura. In giornate in cui sale anche l'inquinamento, il sindaco ricorda però un particolare progetto che lo ha reso orgoglioso. Penso di aver anticipato qualcosa che diventerà una realtà. L'aria ha bisogno di essere purificata, dobbiamo avere un modello di vita in città superiore a quanto avevamo avuto nel passato. Ma rammarico di non aver ultimato l'ascensore veloce, quello da Piazza Primo Maggio che porta su in castello. Lì ci sono stati problemi archeologici, abbiamo dovuto fare tanti sondaggi, tanti studi, ma il progetto c'è e quindi anche questo sarà uno dei compiti, se sarò ancora sindaco, che porterò avanti nella prossima amministrazione.